Buonasera a tutti quelli del segno della Vergine. Facciamo stasera il vostro tiraggio, il messaggio della Dea per la metà febbraio 2023. Vi ricordo che se siete minorenni non dovete essere qui. Se siete troppo sensibili o facilmente offesi, vi consiglio di cliccare fuori dal canale perché, come sempre, io preferisco dirvi delle dure verità che delle belle menzogne. E ovviamente, se volete altri tiraggi, vi consiglio il canale di mia mamma, il messaggio della strega bianca, anche lei. Anche lei no, direi che lei è spaventosamente precisa, quindi. Se volete fare un giro nel suo canale. E quindi, Vergine, facciamo il messaggio della Dea per la metà febbraio 2023. Stiamo utilizzando stasera i tarocchi della Strega Verde di M. Moura. Questo tiraggio quindi è un tiraggio di stregoneria e stregoneria bianca solamente. Sappiamo che dobbiamo tutti conoscere il nostro lato oscuro e saperlo bene controllare, ma qui c'è solo la luce, per favore, ok? Allora, Vergine, quali sono le energie attorno a voi nella metà di febbraio 2020? Qua. Manine cominciano ad essere stanche, ma va bene, ce la potremmo fare, ce la possiamo fare. Miau gato. Wow, mamma mia. Ok, andiamo. Bon, Vergine, cominciamo con può essere felicità o può essere chiarezza. Persefone, non nella plastica, ti fai male, pipì. Psiu. Scusate, c'è il gatto che vuole entrare dentro la borsa di plastica. Qualcuno ha fatto chiarezza. O c'è una grande felicità qua all'inizio di questo tuo messaggio. Secondo me, tu hai scoperto qualcosa o qualcuno ti ha fatto vedere una verità o semplicemente una verità si è presentata. Con questa verità che si è presentata, tu hai potuto lasciarti alle spalle qualcosa che semplicemente non ti dava alcuna soddisfazione. Può essere anche che hai superato
un dissapore in amore. Finalmente hai detto: ok, vedo la verità su questa persona o su questa situazione ed ecco che veramente me ne devo andare. E lì tu cominci un attimino a cercare di capire qual è stato il risultato di questa scoperta, di questa verità. Perché ecco che adesso vedi le cose da un nuovo punto di vista. Persefone, no, non mangiare la plastica, scusate. Non mangiare la plastica. Ma fa la busta, sai? Che mettiamo via. Scusate, ma quando si mette a mangiare la plastica mi fa paura perché dopo si fa male. E quindi l'analisi di tutta questa cosa che è successa è finalmente un attimino comincia a capirti. Comincia a vedere le cose in un modo diverso. E questo causa il crollare di contesti e concetti che facevano parte di te, ok? Ed è un processo, un difficile, perché sai, quando noi abbiamo delle certezze nella vita o crediamo in qualcuno o in qualcosa e all'improvviso ci viene svelata una sfaccettatura che ci delude completamente, il nostro mondo cade. Il nostro mondo crolla, è un tradimento molto forte. Ed ecco che quindi tu stai passando attraverso veramente tutto questo processo di ricostruirti. Sai, questa parte qui di questo tiraggio è uno dei più importanti perché qui ci sono le lezioni. E la prima qui è tu che sei completamente devastato da quello quindi che ti è successo. Hai scoperto la verità, te ne sei andata o te ne sei andato, hai dovuto ricostruire i tuoi concetti, ricostruendo quindi i tuoi concetti, hai dovuto far crollare delle cose che non stanno più in piedi, ok? Perché adesso hai altri concetti. E questa cosa, anche se tu hai capito, perché noi siamo così, cioè quando fa male, non è che così uno capisce, vabbè, ho capito che questa persona non è per me e va bene, adesso cammino tranquillamente. No, fa male, fa molto male. Queste tre carte qui fanno molto male. Ma come tutto passa. Ed eccoti che finalmente ti sei ricostruito. Ma ancora c'è qui una coppa vuota. Ma qui già ti trovi in una situazione più equilibrata. Sei riuscita o riuscito a ricostruirti o se questo sta ancora succedendo o deve ancora accadere, sappi che dopo tutto questo dolore o questa difficoltà
ne uscirai più bello, più bella, più equilibrato. Ti ritroverai con i tuoi sentimenti in equilibrio e su una base solida. Ma, attenzione, ancora abbastanza fragile. Ed ecco che sono molto contenta con quella carta che trovo dopo. Nella tua semplicità, nella tua umiltà, ma anche capendo il tuo valore, ecco che ricostruisci quello che hai bisogno di ricostruire, perché questo non so se è amore o lavoro, può essere famiglia, può essere tutto questo è generale, quindi solo voi sapete la vostra situazione, no? Molto meglio di me. Ma tu qui c'è una rinascita dove tu capisci tutta la ricchezza di questa esperienza. E adesso, vedi, ci sono qui cinque atami completamente diversi. Questa è la ricchezza di quello che tu sai creare. Non è che fai cinque uguali, ne fai cinque diversi. Ed ecco che c'è questo cliente che sta ammirando queste opere e sta decidendo quale comprare. Ma attenzione, c'è un pavone lì dietro. Ricordiamoci che il pavone non solo è vita eterna, ma il pavone è un animale di una bellezza incredibile. Quindi, sai, il pavone lo guardiamo, lui è lì tutto carino con la sua coda chiusa e all'improvviso ci mostra la sua bellezza. Quindi è proprio una rinascita, di scoperta di chi sei, di quello che puoi fare, di quello che puoi creare. E qui passiamo di nuovo a un altro momento molto importante, dove c'è questa comunione con te stesso, con te stessa, in ben due carte molto molto importante. E questo è proprio un collegarsi con la tua natura più profonda, più creativa, più potente. E questa cosa, questo dolore ti doveva arrivare per mostrarti dei nuovi talenti e una nuova strada. È arrivato nel momento giusto, dalla mano divina, il destino te l'ha consegnato questo dolore. Ovviamente a nessuno piace soffrire, ma purtroppo o per fortuna noi impariamo, cresciamo e possiamo evolvere più profondamente solamente quando impariamo le lezioni tramite il dolore. E guarda che quello che c'è in serbo dopo questa lezione, dopo questa scoperta, questa rinascita, è abbondanza, stabilità, forza, ricchezza, che sia materiale o che sia emotiva o che sia semplicemente l'abbondanza, non importa quello che rubano da me o tolgono da me, io mi alzo sempre di nuovo in piedi. Se cado, cado, balzo in piedi. C'è ancora da lavorare questi talenti anche oscuri che hai capito adesso. Hai capito che quando ti arrabbi o quando qualcuno arriva al tuo limite, tu non devi continuare a dare, tu fermi questa cosa, tu hai imparato il tuo valore anche nel tuo lato oscuro. E finalmente arriva il re di coppe, che è il re
che quindi riempie la coppa alla regina della coppa vuota. È lui che porta tutta l'abbondanza e il nutrimento, vedi c'è anche un'ape qua, alla regina che è tutta sola. Quindi, se è una questione di amore, diciamo che imparando il tuo valore e mettendo dei paletti dove tu devi metterli e dicendo no, tu non sei nella mia vibrazione, tu non entri nella mia casa, no, tu non mi tratti con rispetto, non sei mio amico, non puoi essere la mia ragazza, eccetera, eccetera. Ed ecco che quindi imparando a gestire il lato luce e il lato scuro, arriva qualcuno. O se non arriva qualcuno, semplicemente questa coppa vuota diventa una coppa piena. Diventa realizzazione. Diventa abbondanza, diventa felicità. Perché poi cosa abbiamo? Il raccolto. Di nuovo, abbondanza e vediamo qui non solo abbiamo la coppia che vive insieme in abbondanza, ma abbiamo anche tutti gli elementali che ci porgono l'abbondanza. Quindi c'è un grande equilibrio mentale, materiale, spirituale. E finalmente noi possiamo partire per nuovi orizzonti, per nuove conquiste, per una vita migliore. L'ultimo consiglio è il 10 di Pentacoli, che non potrebbe essere una carta migliore. Felicità in famiglia, abbondanza in famiglia, tutti che vanno d'accordo, tutti che passano del tempo insieme. Felicità. Prendiamo le ultime tre carte perché spiego sempre come stiamo facendo questo tiraggio di stregoneria, sempre bianca, mai oscura. Prendiamo tre carte per la triplice dea, quindi il messaggio finale, l'energia che va a battezzare questo tiraggio è il Fante di Pentacoli, la Regina di Bastoni e la Regina di Attame. Quindi, con tutta la mia umiltà, lavoro la mia magia, metto l'impegno per trasformare le cose in delle cose abbondanti, per lavorare, ok? Qui c'è anche tutto il talento per trasformare le cose, perché la regina di bastoni è quella che è saggia, che sa trasformare il fuoco, la passione in azione, ha anche tantissima intuizione, e la regina di Atame. Lo faccio perché so scegliere le cose con la testa, non di pancia, non con il cuore, scelgo quindi le strade migliori per me, cammino nella mia verità, sono fedele ai miei valori e alle cose nelle quali credo. E vediamo qual è il consiglio finale dell'oracolo dello Iule. Ops, Madonna. Subito. Gratitudine. Numero 18, che sommando è il 9, quindi anche lì felicità, realizzazione. Tutto quello che sono e tutto quello che sarò per sempre in gratitudine, eternamente sarò o avrò. Ecco, Vergine, questo è il tuo messaggio della Dea. Come sempre vi ringrazio di aver condiviso il vostro prezioso tempo con me. Vi auguro un bellissimo mese di febbraio, prendetevi cura di voi e alla prossima. Ciao ciao!